No, guarda, ma mi sono divertito, solo a un certo punto che dovevo, mi stavo addormentando, mi stavo, cioè sono arrivato lì, ho fatto quello che dovevo fare, ma no, ho cantato, ho parlato un po', poi sai, stare lì seduto, che ci stanno altri, anche, è giusto anche dare spazio agli altri, altrimenti poi tutti fanno le domande solo a una persona, invece è importante, poi a un certo punto ho detto, mi sa che è ora di andare a letto, anche perché altrimenti arrivavamo direttamente a 1 mattina, lì come stava la situazione. Guardate, la difficoltà è proprio quella di andare a letto alle 3, poi svegliarsi la mattina presto, fare tante interviste, poi si arriva la sera su quel palco dove devi dare il meglio di te, ma ti rimane come la batteria del cellulare, no? Quando dice batteria quasi scarica, che lo devi subito rimettere sotto carica, insomma tutto qua. No, ma figurati, un rapporto splendido con Nicola Savino, con la Jalapas, con tutti, no? Ma poi a cosa serve il nervosissimo? Cavo, ci vuole una mazza. O la devi prendere tutto con filosofia, invece devo dire la verità, io mi sto proprio divertendo, sai? Sarà anche l'età. La prima volta c'avevo 30 anni quando sono venuto al Festival di Sanremo. Lui era alto così, lui, sono rimasto. Non è cambiato niente. Oggi con la consapevolezza di stare qui, quindi vivo tutto con grande affetto, ma soprattutto con grande rispetto per il lavoro che fate. Grazie.